Ciao a tutti, sono Alessio direttamente dalla nostra sede di GoCamera.it. Oggi ci troviamo nuovamente qui per parlare di una cosa che a molti utenti GoPro, o comunque per chi utilizza già GoPro da tempo, può sembrare banale, ma per chi si avvicina al mondo GoPro spesso può risultare una cosa un po' complicata, o meglio parliamo dell'apertura dei case stagni. Faccio questo video perché molti dei nostri clienti, al loro primo acquisto della videocamera, spesso riscontrano delle difficoltà all'apertura del case stagno. Quindi adesso faremo vedere come si aprono entrambe le versioni attualmente in commercio di case stagni e quindi parliamo nello specifico del case stagno 60 metri e case stagno 40 metri. Come possiamo vedere, innanzitutto il case stagno 60 metri risulta leggermente, che sarebbe questo, risulta leggermente più grande rispetto al 40 metri e dispone di una ghiera con delle viti intorno alla lente. Anche il sistema di chiusura del case è differente rispetto a quello da 40 metri. Infatti, su questo case disponiamo di questo tasto di sicurezza che non permette l'apertura accidentale ad alte profondità, quindi nel momento in cui andremo al di sotto dei 40 metri di profondità, la forte pressione potrebbe schiacciare il nostro sportellino posteriore del case e quindi causare un'apertura accidentale. Tramite questo tasto di sicurezza ciò non può succedere. Allora, questo case come si apre? Innanzitutto possiamo vedere che GoPro ha stampato proprio sulla cerniera del case due freccette che indicano il metodo di apertura, o meglio, questo tasto lo andremo a spingere fino a fine corsa sul lato della freccetta, dopodiché alzeremo il case in questa maniera, ok? Adesso vi faccio rivedere il movimento. Spingiamo il tasto e tiriamo su la ghiera. In questo modo il nostro case si apre e possiamo estrarre la videocamera per eventualmente ricaricarla o prendere la scheda di memoria per scaricare i nostri file. La chiusura, manderemo il case, lo sportellino del case in battuta, agganceremo la nostra ghiera, dopodiché spingeremo verso il basso. Quindi questo, diciamo, è il case un po' più difficile da aprire, quello dove si riscontrano maggiori difficoltà di apertura. Adesso passiamo al case 40 metri, che è il case attualmente fornito in dotazione con tutti i modelli disponibili in commercio, quindi parliamo di Hero 3 White, Hero 3 Plus Silver e i nuovi modelli Hero 4. Anche l'entry level GoPro Hero dispone dello stesso tipo di chiusura, anche se non si tratta comunque di una videocamera estraibile dal case. In questo caso ci troviamo di fronte a una chiusura liscia, quindi senza tasto di sicurezza, in quanto la profondità fino a 40 metri non ci dà il rischio dell'apertura accidentale del case. Questo case è sicuramente il più facile da aprire, non bisogna fare altro che tirare la nostra ghiera, alzarla e in questo modo apriamo direttamente il nostro case stagno. Stesso metodo di chiusura, agganciamo la cerniera sulla parte posteriore dello sportellino, dopodiché andremo ad abbassare e chiuderemo il nostro case. Per questo video ho finito e ci vediamo presto al nostro prossimo video. Ciao!